Advisory Update, come promesso, è l'approfondimento del giorno, della mattina, perché abbiamo voglia di parlare di un mercato che riguarda un po' tutti quanti noi, insomma, e che guardiamo un po' tutti quanti con interesse, curiosità e forse ci vede anche in qualche modo, protagonisti. Parlo del mercato del vino, lo vedete anche nel titolo, il mercato del vino, la ripresa dopo il lockdown. In realtà, per fotografare al meglio questo settore in espansione, ma insomma cerchiamo di capire in che modo, forse più che un passo indietro, cioè ai tempi del lockdown bisogna farne due di passi indietro, perché insomma magari è capitato anche a voi di osservare cifre esorbitanti, come quasi insomma abbiamo visto anche attraverso le nostre dirette la ripresa economica con cifre esorbitanti, appunto perché ovviamente c'è stato il rimbalzo dopo una paralisi totale. Quindi facciamo due passi indietro, ma per poi ritornare nel presente, perché no, anche nel futuro. Lo facciamo con un ospite gradito in studio, Guido Beltrami di milanovino.it. Ciao Guido, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, ciao, buongiorno. Allora, dicevamo, proviamo a fotografare un po' questo settore che, dicevo, ci vede anche spesso protagonisti, perché comunque il culto dell'alimentazione in Italia è cresciuto parecchio anche per la televisione, per comunque anche un modo di, è stato riscoperto il modo piacevole e conviviale di stare assieme anche in presenza di una tavola imbandita, con tanto di presenza di un prodotto che ci vede protagonisti, insomma il Made in Italy, che ovviamente ha avuto uno stop anche piuttosto importante nel lockdown, però, e qui insomma ti cedo la parola, prima del lockdown la situazione, o meglio forse avevamo raggiunto, correggimi se sbaglio, appunto un picco di, come dire, positività riguardo il settore, una crescita piuttosto forte e che forse stava già dando segnali di così, insomma, di rallentamento quantomeno. Però, insomma, aiutaci a capire, insomma, il lockdown è arrivato in una fase per il vino di che tipo? Il lockdown è arrivato in una fase molto buona, soprattutto per l'Italia. Una fase che non era figlia dell'ultimo periodo, ma era figlia di almeno una ventina d'anni di limitata ma sempre costante crescita. Nel senso che l'Italia, la Francia e la Spagna sono i principali tre paesi produttori al mondo e nonostante la diminuzione dei consumi interni, che è un po', diciamo così, normale, culturale, beviamo molto meno dei nostri nonni che consumavano vino in vari momenti della giornata, ma l'Italia aveva acquisito quote di export molto importanti, tanto che negli ultimi 10 anni spesso e volentieri siamo stati il primo paese esportatore per volume, non per valore, perché i francesi esportano un pochettino meno, ma con un valore più alto del nostro. Quindi stavamo attraversando da un po' di tempo una fase decisamente positiva. E quindi il lockdown si è inserito in un contesto dove soprattutto la frammentazione anche del mondo produttivo del vino, ossia soprattutto le piccole e medie imprese sono quelle dedicate all'export, è andato a incidere non poco sull'attività e sull'andamento economico anche di queste aziende. E mi permetto anche di aggiungere che con il lockdown, insomma, probabilmente c'è stato un boom per quanto riguarda gli ordini e di ricezione a casa, insomma, delle casse, quindi l'ordine del consumatore, ma che non poteva in qualche modo pareggiare lo stop delle richieste, insomma, del mercato che riguarda la distribuzione, la grande distribuzione, quindi ristoranti e non soltanto, al di là, insomma, poi del settore che indicavi tu, e quindi l'export, anche in questo caso c'è stata una sorta di frenata piuttosto evidente. Sì, assolutamente. Allora, per farla il più semplice possibile, diciamo che appunto le piccole e medie imprese erano più che altro dedicate al settore Horeca e all'export, e sono proprio i due settori che si sono fermati di più, quindi l'e-commerce ha permesso in piccola parte di compensare questa situazione un po' complicata. Invece le grandi imprese normalmente sono dedicate come canale di vendita alla GDO, alla grande distribuzione organizzata, invece per quelle i problemi sono stati minori, anzi si è comunque visto un trend di crescita dei consumi in grande distribuzione, perché ovviamente se non vado al ristorante bevo più a casa e il vino lo compro o al supermercato o online. Questo è un po' quello che è accaduto. Abbiamo anche qualche dato che arriva, insomma, da vari report, rimbalzo del 9%, che erano le cifre di cui parlavamo prima,
ma nel 2020 è stato perso un quarto del mercato interno. Per tornare ai livelli pre-Covid di cui parlavamo prima, il settore dovrà aspettare il 2022, costo medio dei crollo medio dei fatturati del 15%, adesso vino in ripresa, atteso il rimbalzo del 9% per il fine 2021, grazie anche al più 120%, riporta appunto il Forum Nazionale Vitivinicolo 2021, dell'e-commerce nei primi sei mesi del 2020, di quest'anno, insomma. Ma per tornare ai 13 miliardi di euro di valore della produzione del 2019, la strada è ancora lunga. E adesso siamo in ripresa, insomma, a livello globale più lenta delle aspettative, ma comunque solida per quanto riguarda il 2021 e per quanto riguarda il post-lockdown. Parlando sempre di vino, la situazione oggi, insomma, a questi mesi, qual è? C'è stata una fortissima ripresa, ovviamente soprattutto per il canale Horeca. La ristorazione è ripartita negli ultimi tre mesi in maniera molto forte. Canale Horeca, perdonami se ti interrompo. Sì, hotel, ristorante, catering, cioè okay, tutto okay. Ciò che è locali, ristoranti, wine bar, insomma tutto. Perfetto. Il settore che poi rivende. Ecco, in quel settore lì c'è stata una ripresa veramente, veramente molto forte, dovuta al fatto che la gente è tornata ad andare al ristorante, certo. È tornata a uscire, e questo ha veramente fatto crescere i volumi in maniera molto importante. Il settore e-commerce, che è quello che è esploso durante il lockdown, ha veramente fatto degli aumenti pazzeschi, e si è un pochettino riconsolidato, quindi si è un pochettino assestato. E il settore grande distribuzione chiaramente è tornato a non crescere più. Questa è un po' la situazione, quindi diciamo che le aziende che avevano dei canali di vendita dedicati, che hanno avuto problemi negli ultimi 3-4 mesi, hanno assistito a una ripresa veramente veramente forte, tanto da creare anche in questo settore problemi di approvvigionamento di materiale utile alle produzioni, quindi le bottiglie, i tappi, ci sono stati anche dei problemi di, appunto, disponibilità. Come vedete, il mercato del vino è anche un fedele specchio della situazione in generale, perché insomma la supply chain, in questo ambito ci sono problemi un po' diffusi, insomma, in alcuni settori più forti, in altri un po' meno. L'esperienza del piccolo imprenditore, perché poi è ovvio che insomma chi più sei grande, più forse hai anche gli strumenti per in qualche modo mettere le toppe dove serve e ripartire anche con più slancio. Però insomma l'Italia è anche fatto anche di piccoli imprenditori, piccoli produttori che spesso si mettono insieme e che provano a trovare così le strategie ideali per soddisfare entrambe le parti, oltre che il consumatore finale, ovviamente. Da qui possiamo anche così cercare di spiegare che cosa può fare, che cosa fa in questo caso appunto il piccolo imprenditore, il piccolo produttore per galleggiare, insomma, per innescare un circolo virtuoso. Da qui possiamo anche tirar fuori insomma la storia di Milano Vino, di cui sei fondatore, uno dei fondatori. Certo, allora, diciamo che la mia personale esperienza in questo campo dal punto di vista della vendita, quindi la commercializzazione del prodotto, è nata come esperienza ormai 12 anni fa, come un'esperienza iniziale di e-commerce, quindi di e-commerce e di vendita diretta al consumatore. Nel giro di breve si è trasformata in realtà, e oggi è quasi esclusivamente una distribuzione dedicata appunto ai canali di vendita, quali ristoranti, enoteche, wine bar, eccetera eccetera. Che poi è curioso, non so quanto ovviamente anche qui, però magari una view diciamo ignorante in materia potrebbe pensare che si parte dalla grande distribuzione e poi scopri l'e-commerce come ulteriore. Qui invece il processo è stato diciamo inverso. Sì, ogni piccola impresa ha la sua storia. Nel nostro caso, chiaro. Quello che ha funzionato molto bene inizialmente è stata l'organizzazione logistica. Cioè l'organizzazione è stata basata con un magazzino nella città di Milano, una logistica basata sulle consegne in bicicletta, ormai già da tempo, e questo ha fatto sì che fosse in realtà la distribuzione stessa a iniziare a richiedere servizi, e poi da lì è stato a piccoli passi c'è stata una
trasformazione in questo senso. Rassicuriamo gli amici a casa, non è che vedrete ciclisti con delle casse che pedalano in maniera piuttosto così maldestra, sono biciclette realizzate apposta per il trasporto, insomma, di grandi pesi, di grandi, diciamo, bagagli con bottiglie all'interno. Chiusa parentesi, scusami, ti ho interrotto. No, e poi l'altra è anche la domanda del piccolo produttore. Oggi il piccolo produttore che magari fa una filiera completa all'interno della sua azienda, quindi coltiva il vigneto, vinifica, commercializza, ha problemi a seguire la filiera nei grandi centri soprattutto, è difficoltoso per lui, e quindi c'è stato anche un po' richiesto di ampliare i nostri canali di vendita per poter offrire anche di fatto un servizio alle aziende, quindi le aziende con cui collaboriamo sono ben contente di affidare a noi questa parte qui. È chiaramente un settore che risente un po' di andamenti e cambiamenti, come dicevi tu, un po' questo specchio, no, dell'andamento generale anche durante la pandemia. C'è sicuramente una grande voglia di fare in questo momento, c'è grande voglia di aprire nuove strade, di mettere in piedi nuovi progetti. Io quando parlo di filiera, in realtà ci si assomiglia un po' tutti, no? Si fa un po' parte tutti dello stesso blocco. Cioè, in questo momento pandemico la ristorazione è andata in difficoltà, chi lavora con la ristorazione, quindi i distributori, sono andati in difficoltà, e le aziende stesse. Quindi c'è anche veramente stata tanta solidarietà. La difficoltà economica è stata palese, ma le cose che si sono fatte in un'ottica, tra virgolette, di aiuto reciproco. E lo dico nei confronti, diciamo, di entrambi gli aspetti, income e outcome. Per quanto riguarda il futuro, insomma, di questo settore, che cosa ti aspetti, che cosa credi, insomma, possa aiutare ulteriormente a rinnovare, insomma, e a riportare ai livelli che dicevamo prima, insomma, ai livelli pre-Covid, e magari con una spinta nuova, anche perché comunque mi sembra di aver capito che, appunto, prima del Covid, lo hai detto tu, no? Era un 20 anni che di crescita limitata ma continua, e quindi, insomma, non so, magari all'interno proprio del settore c'è una qualche idea che può contribuire, insomma, in maniera ancora più forte a un consolidamento e a una nuova impennata, insomma, del mercato, per, insomma, veramente lasciarsi alle spalle quello che è stato da marzo 2020 più o meno. Poi, insomma, c'è stato anche novembre un ulteriore blocco. Insomma, che cosa vedi nel futuro di questo segmento per voi, Milano Vino, e non soltanto? Secondo me una delle grandi capacità che c'è stata in questa crescita, dicevamo così, ventennale, è stata quella di riuscire a, non a trasformare, ma a far percepire il prodotto vino anche come un prodotto di identità culturale e territoriale. E questo a me, ad esempio, ha sempre sorpreso. Io ho un'esperienza produttiva, anche lavoro con aziende che producono, mi ha sempre sorpreso, soprattutto girando il mondo e vedendo come c'è una fortissima percezione dei piccoli territori italiani, cioè c'è una percezione veramente importante, a volte più che in casa nostra. E quindi questa è stata una grande capacità, cioè di creare cultura, di creare identità rispetto ai territori. Secondo me la nuova sfida potrebbe essere quella di accompagnare questo con l'esperienza. Cioè l'esperienza legata al vino, quindi l'esperienza sensoriale, l'esperienza degustativa, l'esperienza formativa rispetto alla capacità di assaggiare i vini, è il prossimo step. Cioè il vino non è più solo il territorio che ti comunica, ma è anche il territorio in cui io vado, in cui appunto ho la possibilità di vivere all'interno del settore produttivo. Quindi io direi l'aspetto esperienziale, secondo me, è quello che ci potrebbe far crescere ulteriormente, potrebbe far crescere ulteriormente la percezione del vino italiano nel mondo, ma anche da noi, perché poi pensiamo sempre a guardare dall'altra parte, ma spesso e volentieri anche dalle Langhe a Milano c'è una distanza, no? Ma sti francesi che hanno più di noi, che riescono, prima uno dei passaggi della tua prima riflessione è che appunto loro esportano meno, anche qui correggimi se sbaglio, ma con, diciamo, risultati più alti, al di là della solita cosa che si dice, cioè che lo champagne lo vendono molto meglio, lo vendono a livello proprio di immagine, di quanto riusciamo noi col prosecco, per quanto siano prodotti simili in qualche modo, ma
Ma che, insomma, adesso ovviamente sto un po' alleggerendo il discorso, però insomma rimane, no, questa domanda, perché poi comunque il vino francese dà sempre l'idea di essere il prodotto sciccoso, quello italiano è quello appunto del territorio più ruspante, più quasi più contadino, se vogliamo, anche se non è così. Hai fatto un esempio perfetto rispetto alla situazione, nel senso che Prosecco e Champagne nello stesso settore ma rappresentano due segmenti diversi. Lo Champagne è posizionato molto più in alto rispetto al Prosecco, per quanto il Prosecco faccia numeri da capogiro di vendita in Italia e nel mondo, ma è un posizionamento diverso. Secondo me il posizionamento più alto della Francia risiede, come sempre, sono la cultura e la formazione a portare valore aggiunto. In Francia, aspetto anche legato alle caratteristiche del nostro paese, noi siamo un paese relativamente giovane, abbiamo insomma superato i 150 anni da poco, e anche la nostra, diciamo, identità di paese anche nel vino è cresciuta dopo, le scuole enologiche sono nate un pochettino dopo rispetto alla Francia, dico, poi rispetto al mondo invece siamo avanti, e quindi io penso che in realtà l'aspetto sia questo, cioè il vantaggio del Champagne piuttosto che di alcuni crudi di Bordeaux, della Borgogna, sia di essere noti e conosciuti del mondo da 250 anni. Per noi facciamo cose eccezionali, ma che sono conosciute da 50 anni. Nel mondo del vino è tutto lento, è tutto lentissimo, segue tutto i cicli produttivi, quindi anche affermarsi a livello di marchi e di denominazioni diventa un percorso lungo, ecco. Mi incuriosisce anche sapere, prima hai citato Italia, Spagna e Francia, che sono i paesi più importanti in questo mercato, ma c'è un paese che ti ha sorpreso, dato che insomma ne hai viste di cotte e di crude, non di cotte e di crude di vini, ma è un modo per dire che insomma hai avuto modo di sperimentare, ma un paese che ti ha sorpreso e che ti ha sorpreso sul fronte di un prodotto, che hai detto, ma chi l'avrebbe mai detto che in puntini puntini avrei assaggiato dei vini così buoni? Allora, recentemente vi dico anche in questo caso i vini seguono un po' l'andamento dei paesi. Recentemente, e mi è capitato anche perché ogni tanto vado per lavoro in questo paese, mi hanno colpito i vini rumeni. Rumeni? Sì, stanno crescendo moltissimo in qualità. Ci sono dei territori molto adatti, perché a livello pedoclimatico la Romania è un posto dove insomma il vino si è sempre fatto, ma i luoghi per farlo ci sono. E secondo me c'è una grande crescita della consapevolezza della qualità dei propri vini. Quindi iniziano a esserci tante piccole, validissime aziende. Ultimamente mi hanno colpito vini di questo genere. Negli anni più recenti, invece, mi avevano più che altro colpito vini dall'altro emisfero, anche perché sono più lontani culturalmente da noi, ma la capacità ad esempio dei sudafricani di fare alcuni vini mi ha veramente stupito, ecco. Senza dimenticarci che poi anche negli Stati Uniti la California è conosciuta, no? Certo. Come terra fertile per il vino, così come l'Australia, puoi anche trovare prodotti eccellenti, però insomma è interessante questo aspetto della Romania. Ultimissima domanda, dato che abbiamo ancora un minuto abbondante, berremo sempre solo in bottiglia il vino o ci si potrebbe muovere, ci potrebbero arrivare delle sorprese, che poi ovviamente sorprese a livello sperimentale ovviamente? Ma allora, secondo me la bottiglia rappresenterà sempre quel segmento più alto qualitativamente e ad oggi non c'è un materiale alternativo al vetro che possa fare la stessa funzione. Secondo me ci saranno dei cambiamenti, ma ci sono già sui tappi, nel senso che per alcune fasce di prodotto il tappo in sughero verrà piano piano scalzato dal tappo a vite che sta prendendo più piede. Per altre fasce di consumo, secondo me, ci si sposterà, e in altri paesi sta già succedendo, su chiusure tipo il bag in box, che è una chiusura, diciamo, più dove il costo del packaging rispetto al contenuto si abbassa drasticamente e quindi sulle fasce magari un pochettino più basse diventerà più sensato. C'è un punto di domanda sulla lattina che è esplosa un po' in tutti i settori e anche nel vino se ne parla, però non si capisce ancora se potrà essere un materiale alternativo. Però ecco, io credo che tra 500 anni i vini di una fascia qualitativa medio-alta saranno sempre chiusi in bottiglia, non ci saranno. E mi sono rifiutato di chiederti del vino che, perché ho letto anche questo, potrebbe arrivare in commercio il vino dealcolizzato.
Non so se l'espressione è corretta. Sì, allora. Però attenzione, mi sono rifiutato di chiedertelo. Poi, sì. Qui, se tu vuoi aggiungere 30 secondi, ti ascolto volentieri. Ma guarda, anche, però detta anche così 20. Suona proprio male. Suona male, anche 20. Allora, è la classica, anche 20 secondi, dicevo, è sì. La classica notizia che viene un pochettino travisata anche dai media. Nel senso che la verità è che noi abbiamo assistito per vari motivi climatici e anche di strutturali, nel senso che noi oggi impiantiamo i vigneti in maniera diversa rispetto a 30 anni fa, insieme ai motivi climatici, ad un aumento del grado alcolico medio abbastanza rilevante. Questo è vero. Avere dei vini troppo alcolici crea proprio dei problemi produttivi a livello tecnico, fermentativo, e quindi la prospettiva potrebbe essere quella di permettere una piccola dealcolizzazione, ma non per miscolare l'acqua col vino, o comunque questo è il messaggio che è passato, ma con l'obiettivo di avere dei vini che si producono meglio tecnicamente e anche più godibili, onestamente. Quindi non c'è da spaventarsi, ecco, non è, ce ne sono tante di cose su cui spaventarsi, secondo me, nel settore agroalimentare questo non è tra quelli. Va bene, è sicuramente un conforto. Ovviamente qui ci siamo fatti due risate giusto per chiudere in leggerezza. Beh, Guido Beltrami, grazie per essere stato qui con noi, grazie per questa chiacchierata con Guido di milanovino.it. Noi ci fermiamo qualche istante, rimanete in nostra compagnia. Grazie ancora Guido, a tra poco. Ciao.